Bravo sei. In silenzio radio. Eccoci e bentornati sul mio canale, nuovo video informativo giornaliero sul mondo di Call of Duty. Buongiorno ragazzi, come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace, ad iscrivervi per non perdere il TG Code giornaliero. Vi ricordo, se volete supportarmi, sono attivi anche gli abbonamenti. Vi ricordo inoltre alle 13.30 saremo in live, piattaforma Viola, ultimi giorni, perché poi da mercoledì mi troverete in live alle 13.30 soltanto su YouTube. E la mia collaborazione, salvatevi, eneba.com, nei preferiti ragazzi, se dovete comprare i videogiochi, gli abbonamenti per Xbox, PlayStation, PC, se vi servono appunto crediti digitali per comprare i giochi digitali, troverete di tutto e di più, in più avrete un ulteriore 3% col mio codice sconto. Ma non ci perdiamo in chiacchiere, partiamo subito, perché proprio ieri 26 maggio è iniziato l'evento veterani all'interno di Warzone. Vi specifico bene che dal 26 maggio fino al 3 di giugno Activision assegnerà $1 di donazione per ogni 10 km di corsa che verranno effettuati nel gioco, come parte di una donazione totale di $1 milione a favore dell'associazione della Call of Duty Endowment, che è un'associazione che aiuta i veterani di guerra americani a ricollocarli nel mondo del lavoro, e quindi darà invece a noi la possibilità anche di guadagnare oggetti di gioco che state vedendo. Vi specifico subito una cosa: la nuova arma della Season 3, che in questi giorni continuiamo a chiamare Blixen AM4, invece praticamente è stata cambiata nelle ultime ore in Carl Gustav M45, cioè il nome originale dell'arma della realtà, anche se Blixen H4 era riportato anche sulla roadmap ufficiale praticamente della Season 3. Vi terrò aggiornati come mai c'è stata questa novità e questo cambiamento. Se ne è parlato anche ieri sera nelle nuove patch note, di cui parleremo subito. Quanto vi do un'altra notizia interessante sempre in merito a quest'arma: a quanto pare diversi giocatori della community mi hanno segnalato che è possibile sbloccare l'arma, quindi la Carl Gustav o l'H4 Blixen, come volete voi al momento chiamarla, giocando anche a Modern Warfare 2019, come è successo con il Vargo 52 di Cold War, rendendo più facile appunto il completamento della sfida, perché in tantissimi state segnalando che ci sono problemi al momento, come se non venissero tracciate correttamente le sfide ad alcuni giocatori su Vanguard. La sfida è sempre la stessa sia di Vanguard che di Warzone, i progressi però non potranno essere controllati ovviamente su Modern Warfare 2019, poiché l'arma non può essere equipaggiata. Comunque dovrete ottenere 3 uccisioni in scivolata in una singola partita 15 volte su MW per ottenerla. Parliamo un attimo invece di MW2, perché vi do alcune curiosità. Come avete visto nei giorni passati sono stati rilasciati teaser, trailer, immagini e quant'altro, vi riporto un'importante analisi appunto relativamente a questo teaser. Come potete vedere dall'immagine, le foto dei personaggi mostrati e degli artwork mostrerebbero alcune delle location che andremo a giocare all'interno del gioco, tra cui il Golfo della California e Illinois direttamente a Chicago, mentre l'insider The Ghost of Hope ha dichiarato che secondo le sue informazioni avremo queste modalità al lancio: avremo la modalità nucleo, quindi modalità classica, la modalità veterano, la modalità realismo, la modalità guerra terrestre e la modalità scontro gunfight. Inoltre conferma che troveremo nuovamente il famoso ritmo di battaglia trovato per la prima volta all'interno di Vanguard, soltanto con 2 varianti, la versione tattica e la versione blitz. Anche qui la versione assalto, come è successo praticamente all'interno di Vanguard, è stata rimossa. Vi faccio vedere invece dei mock-up fan made delle possibili coperture delle edizioni fisiche di MW2 versione Xbox e PlayStation. Al momento non sono ancora ufficiali, staremo a vedere se prenderanno piede oppure no, ma sembrerebbe ormai scontato che la copertina sia veramente a base di Ghost. I tester invece di Raven Software hanno annunciato nelle ultime ore, come sapete i tester di Raven Software sono di proprietà di Activision, di aver votato per formare il primo grande sindacato dell'industria dei videogiochi statunitensi, e praticamente ci sono riusciti. Ci sono stati 19 voti favorevoli e 3
contrari complimenti a Raven per tutelare sempre di più gli interessi all'interno delle software house. Ma vediamo, come vi stavo dicendo, la nuova patch rilasciata ieri sera. Allora, innanzitutto aggiornamenti ai sistemi di rilevamento dei driver a livello di kernel del PC e alla sicurezza lato server, quindi praticamente è stato fatto un miglioramento, un potenziamento di RicoCheck, l'anti-cheat. Modifica importantissima al gameplay, ve l'avevo annunciata già ieri che sarebbe arrivata in corso di Season 3, è arrivata subito dopo, un giorno dopo il rilascio della Season 3. Parliamo della stimolante, che è stata ovviamente nerfata. L'effetto ora viene rimosso quando subiscono danni con le armi. La velocità dello slide è stata ridotta del 40% mentre appunto abbiamo attivato la stimolante. Il tempo di slide massimo è stato ridotto a 1,9 rispetto a 1,3. Quindi praticamente durerà anche di meno la corsa. La cosa è veramente molto strana. Era veramente, a mio avviso, una cosa molto utile la stimolante. Permetteva praticamente anche di fare delle kill veramente di effetto. Non si capisce perché siano stati nerfati. Sembra che vogliano sempre di più andare a vantaggiare i casual gamer rispetto appunto a chi gioca a COD da una vita. Ma vediamo i bug risolti. Risolti i problemi di collisione con vari elementi su caldera che permettevano al giocatore di sfruttarli e di sparare attraverso di essi. Risolto un problema che impediva la corretta visualizzazione dell'icona della mappa tattica viaggio veloce in alcune modalità di gioco. Risolto il problema con l'etichetta di rarità su vari progetti, biglietti da visita e ciotoli. Risolto un problema per cui la mitraglietta H4 Blixen appariva nel gioco con il nome sbagliato, quello che vi dicevo ad inizio video. Risolto un problema per cui il progetto dell'arma rischio potenziato non aveva la corretta funzionalità all'interno dell'armaiolo. Risolto un problema che impediva il tracciamento corretto della sfida del reticolo 3x Axialarm. Risolto un problema per cui le opzioni scambia allegato nel menu dell'armaiolo non mostravano le modifiche corrette delle statistiche. Ci sono state anche delle regolazioni delle armi. Vediamo la Whiteley di Vanguard. Il danno minimo aumentato a 32, prima era di 31. La portata massima del danno aumentata a 38,1 metri da 33 metri. Il moltiplicatore del danno del colpo alla testa aumentato a 1,7, prima era 1,5. E il moltiplicatore del danno al collo aumentato a 1,3 da 1,24. Mentre sul Type 11, sempre di Vanguard, il danno massimo è aumentato a 26, prima era di 24. Poi sono state fatte delle ottimizzazioni anche agli accessori. Se volete appunto entrare proprio nel merito anche degli accessori, trovate praticamente l'articolo sul mio sito internet. E chiudiamo con una notizia, ragazzi, che mi mette veramente molta tristezza. Ieri sera è stato reso noto che il famosissimo attore Ray Liotta è deceduto all'età di 67 anni. Per chi ovviamente non lo conoscesse, ha recitato nel film di Quei Bravi Ragazzi. Liotti ha dato voce anche a personaggi dei videogiochi come Tommy Vercetti in GTA Vice City e addirittura nella saga di Call of Duty a Billy Handsome, uno dei personaggi giocabili della mappa Zombies Mob of the Dead su Black Ops 2. Quindi, mamma mia, ragazzi, che cosa brutta morire anche così giovani a 67 anni. Questo, ragazzi, era tutto quello che volevo dire nel nuovo video informativo giornaliero sul mondo di Call of Duty. Mi raccomando, un bel mi piace, iscrivetevi ed attivatevi anche le notifiche perché il mese di giugno sarà veramente ricchissimo di bombe su MW2, Warzone 2 e ovviamente Season 4. Noi ci vediamo alle 13:30 in live piattaforma Viola, ultimi giorni, poi da mercoledì mi troverete fisso su YouTube. Se volete anche supportarmi sono attivi gli abbonamenti, mentre noi ci vediamo domani, ore 7, qui su YouTube. Con un nuovo TG Cotto.